Romanzo forte, io lo definisco, una storia cruda, a volte spietata, no? Che va ad analizzare in profondità quella che è una mente, un pensiero, insomma, malato di depressione della protagonista, di Paola Fassi, una donna delusa dall'amore, una donna delusa dagli uomini, vittima di violenze, vittima di abusi. Una donna che probabilmente ha una colpa sola da farsi perdonare, che è quella di essere una bella donna e quindi purtroppo oggetto anche di attacchi continui, di menzogne, di violenze, insomma, da parte dell'uomo. Ecco, tutto questo è oltre il confine, non voglio approfondire oltre perché naturalmente lo farà Gianfranco, edito da Sasso Scritto Editore di Firenze. Direi di partire proprio dall'autore che abbiamo qua, Gianfranco Iovino, nasce a Roma, viene adottato dalla mia città circa 15 anni fa, giusto? Nella 95, 18 anni fa, nel 95, un lavoro da dirigente commerciale, due grandi passioni, quella per la musica come compositore e quella per la narrativa, ed è ovviamente da questo punto di vista che lo vogliamo conoscere questa sera. Ha pubblicato 4 romanzi dal 2005, le sue opere hanno tutte una peculiarità che è quella di, visto che anche un lavoro, no, che gli permette di farlo, e un cuore grande di avere delle finalità benefiche e solidali. Ecco, io direi che la cosa migliore è conoscerlo attraverso le sue parole. Quindi, chi è Gianfranco Iovino? Lo chiedo a te. Alla vostra attività. E quindi, esattamente, insomma, maniera un po' concisa ma anche completa. Cos'è la depressione? Cos'è la pedofilia? Come si cura? Se si può guarire? Fabrizia Dami invece, con te entriamo proprio nel tema della pedofilia. Attraverso le tue attività, che sono comunque di scrittura, ma anche attraverso... Tu sei giornalista, no? Con per due mensili veronesi, dal 2010. Compositore di musica leggera, quindi scrittore eccetera, e io credo che tu riesca comunque in tutte queste forme a mettere sempre il lettore al centro, no? dell'attenzione. La domanda è: come riesci a parlare così intensamente, in profondità, di aspetti anche diversi, quindi dall'amore alla sacralità, appunto alla depressione, alla pedofilia? Fa caldo, c'è qualche domanda? Se c'è, questo è il momento. No, per me, ma soprattutto per loro, credo, certo, che sia di qualsiasi natura.